Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi ho comprato il Corriere della Sera, è giovedì 22 maggio 2014, siamo a pagina 22, sono dovuto arrivare a pagina 22, perché vabbè, prima c'erano cose che non mi interessavano molto, invece questa qui mi interessa, ovvero i verbali di Iovine. Chi è Iovine? Ne stanno parlando un po' anche i telegiornali. È un boss della camorra della fazione dei Casalesi che si è pentito, è diventato un collaboratore di giustizia, e ha iniziato a parlare. Allora, io mi sono sottolineato proprio le sue parole, perché le ho trovate interessanti e al contempo raccapriccianti. Spesso si confondono i ruoli fra camorrista, imprenditore, politico e funzionario, per cui le cose vanno in un certo modo, perché tutti hanno interesse che vadano così. Sto spiegando il funzionamento reale di un sistema nel quale non esiste solo la responsabilità della camorra, ma essa è responsabile unitamente ad altri soggetti che dal sistema hanno tratto importanti vantaggi. Per esempio, la regola della raccomandazione, dei favoritismi, la cultura delle mazzette e delle bustarelle, prima ancora che i camorristi, l'ha diffusa sul nostro territorio proprio lo Stato, che invece è stato del tutto assente nell'offrire opportunità alternative e legali alla nostra popolazione. Non voglio allontanare da me la responsabilità che la camorra e io stesso abbiamo avuto, ma probabilmente le nostre condotte sono state anche conseguenza di questo abbandono dello Stato nei nostri confronti. Ovvero, visto che tanto lo Stato non faceva niente contro di noi, è diventato tutto un malaffare dove anche loro ci guadagnavano e quindi ovviamente la situazione di corruzione ha continuato ad allargarsi sempre di più. Queste sono le parole specifiche, cioè precise, che ha usato Antonio Iovine, detto Oninno, 50 anni da compiere a settembre, capo dei Casalesi, insieme ad altri, fra cui Michele Capastorta Zagaria, Francesco Schiavone, detto Sandokan, e Francesco Bidognetti, detto Cicciotto Mezzanotte. Durante la mia detenzione, questa è una cosa che ho trovato molto interessante, che non sapevo, durante la mia detenzione mia moglie ha ricevuto uno stipendio di 4-5 milioni di lire al mese. Il pagamento degli stipendi ai parenti dei 41 bis variano fra i 2.500 e i 15.000 euro al mese, in relazione alla diversa importanza. Schiavone Francesco e Bidognetti Francesco prendevano 15.000 euro al mese di stipendio per essere nel 41 bis, cioè in galera. Poi, vabbè, l'articolo è molto lungo, dice altre varie cose, vado avanti, skippiamo. L'imprenditore che prendeva un lavoro automaticamente si presentava per il pagamento a chi controllava quel territorio. Lui stesso, l'imprenditore, chiedeva di mettersi a posto nel rispetto di una situazione ambientale che garantiva gli interessi di tutti, funzionari pubblici, imprenditori e camorristi. Io ero del tutto indifferente a chi si candidava a sindaco, nel senso che chiunque avesse vinto, quindi sia la destra che la sinistra, automaticamente sarebbe entrato a far parte di questo sistema da noi gestito. Non avevo alcuna differenza al colore politico, perché il sistema era ed è attualmente operante allo stesso modo. Anzi, mi sono sempre chiesto perché in alcuni casi, anche quelli più evidenti, le autorità non abbiano reagito denunciando quello che succedeva. E qui, per esempio, cita un appalto per la refezione scolastica, quindi le mense per i bambini, nell'agro a Versano, che venne assegnato alla ditta ANAV, che era risaputamente da tutti di sua stessa proprietà. Cioè, una ditta di proprietà di un capo della camorra vince un appalto per fare le mense nelle scuole pubbliche e nessuno ha detto niente, e lui stesso dice: ma come mai non mi dicono niente? Vi rendete conto? Questa è la situazione italiana, la collusione totale, il tutt'uno. Non è che c'è una cosa e l'altra, è un blob unico. Non ho altro da aggiungere, tutto il resto è contorno. Questo era il succo dell'articolo. Che dire, niente. Oggi niente commenti, tanto ci commenta da solo. Ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!